One in Venice è una manifestazione che si basa su tre fondamentali: innovazione, etica e sostenibilità. Ed è stata fondata da tre diverse aziende: Wine Tales, Beacon e The Media Company SPA. Oggi abbiamo con noi Ivan che ci parlerà appunto di Wine Tales e di una delle masterclass che viene fatta e che sono state fatte appunto durante questa manifestazione. Ma in generale possiamo sempre dire che durante la Wine in Venice ci sono 20 cantine che vengono premiate perché ci sono i giurati che hanno appunto scelto queste cantine. Sono 20 cantine, una per ogni regione, ma oltre a questo ci sono masterclass, ci sono talk. Adesso c'è Ivan che ci parlerà appunto di una delle masterclass che è stata condotta dalla tenuta per l'Anisium e ci racconti tu qualcosa? Sì, allora innanzitutto un accenno a Wine Tales, che comunque sia una rivista decisamente che si sta affermando sempre di più e soprattutto grazie ad una grande squadra di redattori che sta venendo su giorno dopo giorno scrivendo degli articoli con tanta passione. E proprio nell'ambito della passione, ma soprattutto dei tre elementi chiavi di Wine in Venice, quindi l'etica, la sostenibilità e l'innovazione, abbiamo scelto una realtà che si sta affermando nel Meridione, in particolare a Volturino, in provincia di Foggia, si chiama Tenuta Pranisium, che rappresenta appieno questa voglia, questa capacità di investire sul territorio, investire da un punto di vista etico, sostenibile e di innovazione, creando una gamma con 8 interessantissimi vini che abbiamo avuto oggi l'opportunità di degustare all'interno di una masterclass decisamente nutrita e comunque che ha dato grandi soddisfazioni sia alle persone che hanno partecipato alla masterclass, che ci hanno dato dei feedback decisamente importanti, ma sia anche a noi che abbiamo avuto modo e l'opportunità di trasmettere i valori di etica, sostenibilità ed innovazione, ma al quale aggiungo anche l'imprenditorialità, perché Tenuta Planisium ha avuto la grande capacità di investire da zero su un territorio difficile, quale è quello del Foggiano, su dei vini che non sono presenti in quella zona. Quindi grande merito e devo dire grande merito a tutta l'organizzazione che ha fatto sì che una cantina come questa possa aver avuto una ribalta indubbiamente importante nel mondo del vino.